Sono tornati a colpire agli Uffizi e ancora una volta ad essere presa di mira è stata La Primavera, il capolavoro di Botticelli. Stamani 5 manifestanti aderenti alla campagna Fondo Riparazione di Ultima Generazione, dopo aver attaccato i volantini con le immagini dell'alluvione di Campi Bisenzio sul vetro protettivo del quadro e sul muro adiacente, hanno srotolato uno striscione con scritto Fondo Riparazione, distribuendo volantini tra i visitatori. È iniziato anche un confronto con il pubblico presente, si spiega in una nota di Ultima Generazione. Alcuni hanno applaudito, uno invece ha sputato addosso a due di noi, poi il personale del museo ha spento le luci della sala e a mezzogiorno e mezzo sono arrivate le forze dell'ordine che hanno fatto defluire i visitatori. I cinque si sono quindi seduti davanti all'opera e dopo circa un'ora sono andati via. Siamo tornati agli Uffizi, spiegano ancora, ad attaccare le foto dell'alluvione di Campi Bisenzio perché il governo continua a ignorare l'inevitabile pericolo tra alluvioni, siccità e caldo che rischia la cittadinanza italiana nei prossimi mesi. A metà febbraio, con un analogo blitz, erano state attaccate foto dell'alluvione sulla nascita della Venere, sempre di Botticelli, mentre nel luglio del 2022 tre attivisti si erano incollati al vetro che protegge La Primavera.